Un'ora e mezza di riunione di tutto il gruppo alla Camera. Risultato: eletto per acclamazione nuovo capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli, che subentra ad Alessandro Cattaneo. Un cambio che non riguarda solo Montecitorio, ma anche 7 coordinatori regionali e alcuni ruoli nuovi all'interno del partito. Obiettivo, così come ribadito più volte dal presidente Berlusconi negli ultimi giorni, proiettarsi e riorganizzarsi in vista delle europee 2024. Scelte annunciate da un comunicato ufficiale di Berlusconi e che hanno comportato nelle prime ore qualche polemica interna, in primis per l'avvicendamento alla casellina proprio del capogruppo di Montecitorio, dove torna il deputato Paolo Barelli vicino al ministro degli esteri Antonio Tajani. Da qui i gossip di palazzo, secondo cui i cambi erano richiesti a gran voce da un gruppo interno capitanato dalla compagna del cavaliere Marta Fascina e più vicino al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gossip andati avanti per qualche giorno, fomentando anche le voci di correnti azzurre, di mal di pancia e di possibili scissioni. Ci ha pensato però direttamente il titolare della Farnesina e coordinatore azzurro Tajani a sgomberare il terreno. Le correnti non sono mai esistite e c'è un solo leader, spiega Tajani. La linea politica l'ha sempre data lui e la darà sempre Berlusconi. Una linea ribadita anche oggi davanti a tutto il gruppo di Montecitorio, aggiungendo che bisogna andare avanti con il nostro lavoro e le nostre idee, dice Tajani, a sostegno dell'azione dell'esecutivo. Durante la riunione azzurra alla Camera ha preso la parola anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e l'ex capogruppo e oggi vice coordinatore nazionale Cattaneo, spiegando, riferiscono fonti parlamentari, di essere a disposizione del partito e ricordando il lavoro fatto. Tra i nuovi coordinatori appena nominati, il giovane deputato bergamasco Alessandro Sorte, molto vicino, secondo alcune fonti, a Marta Fascina. Sorte ottiene il coordinamento della Lombardia, una delle caselle di maggiore peso, subentrando alla senatrice Licia Ronzulli, confermata invece capogruppo a Palazzo Madama. E lo stesso Berlusconi a parlare di nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione nelle prossime settimane.